Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. In questo nuovo video ti spiego come installare la nuova versione di PowerShell, la versione PowerShell 7.3.5 per i sistemi operativi a 64 bit. In descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà su questa pagina della Microsoft. E ovviamente torno un attimo indietro per farti vedere meglio. Questa è la pagina che ti ho lasciato in descrizione, quindi vai qua sopra, scendi fino a giù, c'è scritto distribuire PowerShell usando il pacchetto MSI. Clicca sul pacchetto MSI e qui c'è PowerShell, la versione nuova per 64 o per 86. Per 86 per quelle che hanno un sistema operativo a 32 bit. E per 64 quelli che hanno un sistema operativo a 64 bit. Basta andare sul tasto destro su Windows, andare su Sistema e lì c'è scritto Architettura del sistema operativo a 64 o a 32 bit. Quindi io vado a scaricare a 64, eccola qua, clicco sopra e non mi resta che installare così PowerShell. Una volta installato, chiudiamo qua. Oppure possiamo anche lanciarlo. Lancia PowerShell. Finish. Ed eccolo qua. PowerShell 7.3.5. Quindi se questo video ti è stato utilissimo, io ti consiglio di iscriverti al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!